Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi video spesa della settimana, mi piacerebbe dire della settimana, devo ancora capire come arrivare a fare la spesa della settimana. Manca un po' di frutta in questa spesa perché abbiamo tantissima frutta ancora da consumare, quindi non ne ho comprato. E mancano alcune tipologie di verdura che non ho trovato e quindi dovrò andare in un altro supermercato a cercarla. Niente di grave, però diciamo che il grosso l'abbiamo preso. Allora, spesa da Aldi, perché io per questioni economiche vado da Aldi, mi trovo bene con le cose che compro, manca un po' di scelta. E quindi, diciamo, quello che non trovo, i marchi che non mi piacciono, cose che preferisco, le prendo altrove. Prima interruzione. Eccomi di ritorno, prima interruzione. Adesso anche Eleonora ha raggiunto Tommaso fuori in giardino e sono dentro la piscinetta. Ce la faremo? Ad avere 10 minuti tranquilli? Non lo so. Quindi dicevamo spesa da Aldi. Allora, per la prima volta ho comprato il burro. Io non sono una che usa tanto burro, preferisco l'olio, però per esempio faccio i pancake, a me sinceramente piacciono con il padellino unto di burro e non di olio. Quindi ho preso questo burro un po' a caso. Il burro è caro come il fuoco, questo bisogna dirlo. Dice 4 sticks. Ah, ok. Sono quattro panetti lunghi. Vediamo un po' se becchiamo qualcosa da mettere subito in frigo. Allora, ho preso gli immancabili gamberi. Sono veramente buoni. A sto giro ho preso due porzioni di salmone, salmone dell'Atlantico, fresco, mai surgelato. Ne ho prese due perché di solito ne prendo una, io e mio marito ce la dividiamo perché sono porzioni piuttosto grandi. Ne ho prese due perché Tommaso l'altro giorno, siccome l'abbiamo fatto qualche sera fa a cena, si è messo in testa di volerlo rimangiare, riassaggiare, gli è piaciuto molto. Tommaso ha smesso da un annetto più o meno di mangiare salmone perché si è messo il pallino che le parti grigie del salmone siano assolutamente da togliere e quindi praticamente, cioè, a seconda dei pezzi e del tipo di salmone, levi tutto il salmone. Qui non ne ha trovati e quindi ha detto buonissimo, buonissimo. Vabbè, l'ho preso. Poi ho ripreso il macinato di pollo che è tenerissimo ed è veramente buono, spadellato con le verdure. Questo macinato è una specie di piada, un wrap che vi faccio vedere dopo, ottimo. E a proposito di carne, ho preso anche il macinato che mi congelerò. Non so se preparare già qualcosa, volevo provare a fare un sugo con il macinato. Come vedete, non sto dicendo la parola ragù perché ancora non mi spingo tanto. Devo cercare di trovare la pancetta, il bacon giusto. E vabbè, comunque ho preso del macinato di manzo e basta. Poi, scusate, sapete cosa stavo pensando? Stavo pensando che da Aldi io non trovo la passata di pomodoro semplice, cioè trovo i sughi pronti al basilico, marinara, bla bla. E lì non la trovo e trovo soltanto il pomodoro tagliato a pezzettini o i pelati, che a me, diciamo, io non li preferisco, sicuramente non per fare una certa tipologia di sughi. Ce l'ho la lattina, però a seconda di quello che faccio io preferisco la passata, cioè in generale io preferisco la passata. Ho preso un purè pronto solo per i momenti di fretta. Poi ho preso nuovamente la mia confezioncina di parmesan cheese tagliato, qui è tagliato grosso. Poi ho voluto provare questa confezione di yogurt greco al caramello salato e sono 2 libbre, 907 grammi, quindi quasi un chilo. Poi i bambini si sono acchiappati questa confezione di yogurt cioè sia la versione, ora lo stavano mangiando, cioè sia la versione con gli Oreo sbriciolati che la versione con le M&M's. A me questa roba mi fa orrore. Poi, ora che mi giro, mi stavo già dimenticando, una pizza five cheese, quindi una specie di, non è una margherita, diciamo una 5 formaggi,
non è malissimo, ecco, diciamo che mi sto ambientando, e questa la preferisco ad esempio alla pizza di Domino's, costa molto meno, va benissimo, è grande, ci possiamo mangiare tutti e via. Poi un capello, ho trovato dei croissant, sembrano semplici, sembrano non avere niente, spero non abbiano la cannella che per me sta diventando un incubo come l'aglio. Dovrebbero essere semplici, quindi magari per le prossime colazioni siamo a posto. Metto in frigo queste cose e passiamo ad altra busta. Ari, eccoci. Allora, ho preso i peperoncini. A sto giro li ho presi di un'altra, mi pare sia di un altro marchio rispetto a quello che prendo di solito, che costava un pochino di più, ma proprio pochino. I mini sweet peppers, quindi i piccoli peperoncini, peperoni dolci. Poi ho preso i soliti mini cucumbers, mini cetriolini che noi mangiamo crudi con un po' di sale sopra. Sento urla. Sono uscita un istante e credo di aver perso mezzo litro di liquidi in sudore. Allora, sono tornata ai ravioli freschi. Mio marito qualche settimana fa comprò dei ravioli della Priano, che è una marca italiana che vendono da Aldi, prendendo però non quelli che vendono nel banco frigo vicino alle pizze, quindi nella roba fresca, ma quelli secchi. Vi ricordate il famoso parmigiano secco? Ogni tanto ci provo ad aggiungerlo a qualche ricetta. Lo sto usando. Vabbè. Sapete di cosa sa? Sa di buccia del parmigiano grattugiata. Quindi ha quel sentore molto molto forte. Vabbè, sono tornata alle cose più fresche, diciamo. Ho preso questi ravioli che ho provato da subito, mi pare. Spinaci e mozzarella. Sapete che io tra o pranzi veloci per mio marito o qualcosa di veloce per i bambini, è una cosa che sono abituata a prendere spesso. Ho preso una confezione di salame, hard salami. Vabbè, sembra tipo salame ungherese, non lo è, ma dico sembra tipo. Poi volevo prendere i Baby Bell per i bimbi, ma hanno un costo qui che costano tanto anche in Italia, ma qui credetemi hanno un costo proibitivo. E allora ho preso le string cheese, sono praticamente dei cilindretti, delle stringhe di formaggio. Non è che cambi poi molto, insomma, rispetto ai Baby Bell. Questi, sempre della Priano, sono dei tortelloni ai formaggi colorati. Poi, don't judge, ho preso un cubotto di mozzarella e io lo considero come formaggio. Cioè, ti mangi un pezzo di formaggio mentre ti bevi la birra. Io non amo molto il cheddar, cioè non amo molto il cheddar di Aldi, quindi non vedo l'ora però di provare, quando mi capiterà di andare in qualche farm, in qualche fattoria dove fanno i formaggi, e qui intorno ce n'è una, ce n'è più di una, ma una in particolare, sono curiosa di provare i formaggi, cioè un cheddar fatto da chi lo sa fare, ecco, chiaramente. Baby carrots. Poi ho ripreso i wurstel di Nathan's, che ai bambini sono piaciuti tanto. Io li trovo un po' troppo affumicati, devo dire la verità, hanno questo sapore un po' molto, molto forte. Mi piacciono, per carità, però l'ho sentito molto affumicato. E, non lo so, i bambini hanno scoperto questo amore per lo dog, che io non sapevo. Sta tornando Eleonora a fregnare. Penso diventerò liquida da qui alla fine del video. Ah, aiuto, non vedo l'ora che inizi la scuola. Un detersivo per la lavastoviglie, io mi auguro di aver azzeccato, anche perché è comparato, mi fa ridere che per ogni, diciamo, sottomarca comparano, c'è scritto compared to, in questo caso il Cascade, che è uno dei marchi principali per quelli. Pronto? Da quando sono qui, ma non per una questione di lingua, ma penso ci sia un Alzheimer galoppante, precoce, io faccio fatica a ricordarmi un sacco di parole. Ma non per la lingua, cioè proprio non mi viene.
Per quanto riguarda i detersivi per il bucato, invece li comparano al Tide oppure al Gain, mi pare si chiama, non mi ricordo, mi pare si chiami, non mi ricordo, un detersivo liquido. Ne avevo bisogno? No, nel senso che ho tante pods per la lavastoviglie. Il problema è che la mia lavastoviglie ha deciso di non funzionare più e lo sportellino si apre ma non si dissolve il pod, quindi voglio fare una prova con il detersivo liquido, dobbiamo assolutamente chiamare qualcuno, dobbiamo aspettare una decina di giorni ancora perché abbiamo un'ispezione della casa, proprio per segnalare ciò che non va e nel frattempo faccio una prova con quello liquido, non so, vediamo. Poi ho preso due confezioni di pomodorini. I pomodorini, ve l'ho detto, costano un sacco di soldi, quando li trovo che costano meno, mi capita in un altro supermercato qua vicino di trovare delle offerte, soprattutto di prodotti locali, prodotti americani. Settimana scorsa abbiamo trovato delle offerte favolose riguardo, all'inizio avevo trovato quelli sui pomodorini, convinta di poterli trovare spesso, invece no, era un'offerta molto molto temporanea. Abbiamo trovato settimana scorsa, ne abbiamo approfittato due volte, di grandi confezioni di fragole pazzesche, more, mirtilli, lamponi, quindi abbiamo avuto delle scorpacciate di frutti di bosco pazzeschi, infatti ne ho anche regalati e ho ripreso comunque un pacco di fragole perché le fragole vanno tanto, quindi ai bambini piacciono molto, devo dire che per una che non ama la frutta piacciono anche a me e quindi in particolare qui, ma negli ultimi mesi, negli ultimi 3-4 mesi le ho riscoperte anche in Italia. Broccoli, altra cosa che costa assai sono le patate, ho preso questo sacchettino di patatine novelle, insomma di patatine piccole per da mettere in forno, c'erano le zucchine in offerta quindi ne ho prese due confezioni, quindi quattro zucchine, mai manchino le zucchine a casa mia, mai manchino, i miei figli le detestano. Poi, wow, immancabile confezione di Incanto quelli urlano. Ma voi avete i momenti in cui non li sopportate più i vostri figli? Io sempre, sempre. Immancabile confezione di latte, io prendo quelle piccole perché preferisco cambiarlo più spesso, anche perché poi mi sono data al latte fresco rispetto, io in Italia ho sempre usato quello parzialmente, quello a lunga conservazione, qui stiamo prendendo il latte fresco, ci troviamo benissimo, è tanto, quindi insomma dura il tempo che dura, questo scade il 17 agosto, oggi è 4, abbiamo tutto il tempo di finirlo, i bambini lo prendono, o Tommaso ogni tanto beve un bicchiere a colazione a seconda di quello che mangia, se no un pochino nella ciotolina con i cereali, nulla di, non ci facciamo un litro al giorno, ecco. No, ho preso i potato rolls, accidenti, li ho presi senza guardare, i panini per gli hot dog, ho preso la versione con le patate, i buns per gli hamburger, perché li ho scongelati e ce li ho, quelli che ho preso l'ultima spesa erano 10, quindi li ho divisi 5-5, questi sono 12 brioche rolls, quindi dei paninetti, con la Nutella, con la marmellata, col burro d'arachidi, che sia insalata. E poi ho preso, c'è un'altra busta intanto, queste bustine di, sono 12 pouches, quindi 12 bustine di questi piccoli mini alphabet cookies, school friendly, hanno le letterine scritte, c'erano anche con, a parte i vari cracker, gli animal crackers, c'erano di questi anche i piccoli chocolate chips, cookies. È una cosa che devo dire a me non piace. Una cosa molto carina che ho trovato e che non ho comprato per me, ma siamo stati invitati a un pool party questo weekend. Domani è questo weekend a casa mia. Comunque, vabbè. Siccome io con le candele che ho preso da Aldi, della Huntington Home, mi sto trovando benissimo, ogni sera quella, la lavaniglia me la accendo in camera, proprio ogni sera, quella al cocco invece l'ho tenuta qui, a seconda di
come so, qua, quanto i bambini siano attivi, chiaramente non la posso accendere, quindi vabbè, è buonissima. Ho trovato questa confezione, che è una confezione regalo molto carina. Vedete, ci sono queste candele, sopra ogni lattina sono delle piccole lattine, ci sono dei messaggi, qua c'è scritto Be authentic, authentic, be authentic, dare to begin, osa iniziare, eccetera, eccetera, eccetera. Sotto, dietro ci sono, allora, il gusto, foglie di pomodoro e Clover? Ma clover non è aglio. Mi auguro di no. Mente eucalipto, vaniglia e fagioli di tonka, salvia, foglie di salvia e birch, non so cosa sia in questo momento, pompelmo rosa e coriandolo, juniper e bergamotto, juniper e ginepro mi pare, limone e timo. E si chiama Daily Affirmations Candle Set. Quindi le daily affirmations sono delle frasi motivazionali, no? Che uno si do, che molte persone utilizzano e dicono a se stessi. Prendo l'ultima busta. Eccoci qua, nell'ultima busta abbiamo le uova, immancabili uova. Ecco i wraps di cui vi parlavo prima. Tra quelli che ho provato, questi sono quelli che mi piacciono di più e sono questi Spinach Herb. Zero colesterolo, vabbè, no, io non leggo queste cose. Comunque sono delle tortilla wraps molto buone. Ho trovato finalmente una confezione di buste, tipo Ziploc buste grandi. Così sono un po' più grandicelle che quelle che ho, sono di due taglie medie piccoline. Due confezioni di tuna. Ah, e poi ho preso questa. L'ultima versione che mi mancava l'original. Ho preso quella wheat e quella e quella con le erbe forse. Mi mancava l'original. Mi piacciono molto questi cracker, sono molto buoni, molto saporiti, quindi sono, diciamo che moltissime cose o sono molto salate, sono molto dolci. Cioè fatico a trovare vie di mezzo, è tutto molto, molto, molto speziato, molto saporito, molto salato, molto dolce. Sto cercando di navigare in mari sconosciuti ancora. Plastic wrap, questo vorrei proprio vedere se è uguale a quello che mi hanno lasciato, che non è assolutamente una cosa eco-friendly, ma no, questo è proprio solo pellicola. Tra le cose che mi hanno lasciato c'è questo. Ah no, infatti. È una, quindi sealing wrap. È questa pellicola trasparente che praticamente è una specie di colla. Sigilla anche le fughe, secondo me, del bagno, delle piastrelle, non lo so. Sigilla qualsiasi cosa. Forse anche le bocche. Ci dovrei provare. È fantastica. E infine, poi vi lascio stare che sono 18 minuti che vi lascio. Ho preso del basmati. Altra cosa che costa molto è il riso. Vabbè, costa tutto molto, l'abbiamo già detto spesso. Il riso, devo dire che rispetto a noi costa parecchio. Questo è 907 grammi, quindi un chilo di riso. Vi ho fatto vedere tutto? Io penso proprio di sì. Ho lasciato un cassetto aperto, cosa che mi fa impazzire. Ora ci metto dentro quelle due cose. Mi sto guardando intorno. Ah no, aspettate. Perché ho preso il gelato. Allora, il gelato, questo è quello che prendo sempre lì, è il nostro gusto preferito ed è quello. Ma è un po' colato? Io no. Che schifo, ma è, ah no, ma è aperto. Per forza è aperto. Perché no, vabbè. Perché qua non hanno la plastica, il sealing. Cioè, quando lo apri, è aperto proprio. Naccia. E l'altro è cioccolato e brownies. E invece questo è brownie and cookie. Si chiama proprio così. È un
si chiama Brookie Dough Brownie and Cookie. Questi gelati sono buonissimi. Vi saluto, molti baci, ci vediamo al prossimo video.